La sconfitta amara con la Juventus Under 23, che ha lasciato un po' di delusione in casa arancione, non può andare ad intaccare il nuovo percorso positivo che la Pistoiese ha intrapreso con il tecnico Asta. Sicuramente, visto anche l'andamento della gara, è stata un'occasione persa per poter aggiungere punti ad una classifica che piange. La sconfitta ha lasciato un po' di rammarico, un po' di amarezza un po' in tutto lo staff, tutta la squadra, perché sappiamo tutti quanto contava questa partita per noi e come è andata dispiace, perché aver giocato 90 minuti, aver tenuto l'intensità alta e poi aver sempre quella sensazione di poter fare gol in qualsiasi momento della gara, finire la partita senza nemmeno segnare un gol o portare qualcosa a casa dispiace, perché stavolta meritavamo davvero noi e purtroppo il calcio è così, a volte non paga, però riprendo gli allenamenti e riprendo la settimana, ora abbiamo una gara importante, pensiamo alla gara di domenica e metteremo alle spalle questa partita che, lasciando stare il risultato, ci ha dato grande sicurezza, perché sotto il piano del gioco abbiamo fatto delle buone giocate che abbiamo provato durante la settimana e quindi credo che si inizino a vedere i frutti. Ecco, anche mentalmente come lavorerete, visto che appunto davanti c'è una sfida importante con la capolista, una squadra che sta in ottima forma come la Carrarese? Ma lavoreremo come tutte le settimane, tranquilli e sereni, con il pensiero che domenica arriva una squadra forte, ma credo che la tranquillità sia la base di tutto e quindi cercheremo di stare il più tranquilli possibili, di giocare una grande partita domenica, perché ci aspetta una grande partita, perché contro una squadra così non puoi non fare una grande partita, perché come sappiamo tutti fanno dei risultati, un record di gol c'hanno, quindi bisogna stare tutta la partita sul pezzo e cercare di fare la nostra partita senza pensare di avere paura della Carrarese, perché abbiamo tutte le potenzialità per affrontarla. Personalmente, che inizio di stagione è stata per te? Ma personalmente sono abbastanza soddisfatto, diciamo che non mi aspettavo di trovare così tanto spazio, perché essendo arrivato per ultimo non è mai facile, però sono contento, so che posso fare molto di più e ci sto lavorando sempre, però personalmente punto a fare ancora molto meglio, però non mi aspettavo un inizio così.